Ragazzuoli, bentornati sul mio canale, io sono Laser. Oggi siamo con il creator numero uno di Brawl Stars. Non devo nemmeno presentarvelo. Così, che intro, grazie. Ciao a tutti, ragazzuoli. Mamma mia, incredibile, io sono emozionato, ti giuro, pensare che fino a sei mesi fa... Prima video insieme, esatto. Fino a sei mesi fa io dicevo, vabbè, loro sono irraggiungibili e ora... Va. Non dire più. Ma cosa facciamo oggi? Cosa combiniamo? Che mi hai allora, dato un'idea nuova? Che cosa vogliamo fare? Allora, oggi andiamo a fare quello che è una sorta di classifica. Andiamo a spiegare i personaggi che sono i fornitori, in particolare gli sprinter, andando a dire quelle che sono le caratteristiche di questi personaggi, quali sono i più forti, quale conviene utilizzare magari in determinate situazioni, e speriamo di dare una mano ai ragazzi che ci guardano. Assolutamente. Gli sprinter E mi dicevi anche i fornitori. I fornitori, sì. Ok, va bene. Ce li ho qua tutti sotto mano, quindi io seguo te. Perché so che alcuni tu li hai sbloccati o no. Va bene. Io fortunatamente questi li ho sbloccati tutti. Dopo un po', finalmente questi qua li ho presi. Prima di iniziare, però, io chiedo ai ragazzi che ci guardano un pollicione in su per il supporto. Mi raccomando, iscrivetevi, iscritti. E qua sotto in descrizione avete il link con tutti i social di Ferre, che sicuramente non lo conoscete, sicuro. grazie mille. Allora. Okay. Vai, allora, apri le danze, dimmi un iniziamo po dai fornitori. Iniziamo dai fornitori. Parliamo dal re indiscusso, a mio avviso, dei fornitori, ovvero il mercante. Già dal fatto che al baffo si capiva che... Che worka bene. Forte, cioè... Troppo forte. Cosa c'è da dire? Ci escono combo in mille tech, cioè in mille modificatori, mille robe. Ci sono combo ovunque. Io non so se tu l'hai mai provato in Guerra di Cloni, con i goblini. Sì. Io ti dico solo che là mi è cominciato a crashare, cioè andava alla scatti il gioco a un certo punto. Non ha senso. Io sto cercando di portare un content su sta cosa, ma è difficile beccare quella combo lì di è difficile beccare quella combo ed è difficile non essere pushati dagli altri, perché ovviamente appena esce quella combo sei sotto bersaglio. Impazziti. Ma io già all'inizio dicevo che quello era il mio modificatore preferito, e infatti guarda che combo che è uscita. Lui è bello forte, cosa possiamo dare di consigli? Lui è forte, allora serve intanto... Oro. Serve abbinarlo con qualcosa che faccia oro, quindi serve... altri farmer magari. Esatto, questo qua è fortissimo con Greg, che è l'altro farmer numero uno, e poi con Mavis. E il Goblin anche. Il Goblin pure, il problema qual è? Che il Goblin ti dà le monete quando lo sblocchi. Sì, mentre Greg e Mavis dove vanno, basta che trovano delle carote o degli alberelli. E loro lo fanno. Anche perché, io non so se tu lo sai, ma Greg, se tu lo sblocchi a livello 3, quindi a livello super, intanto ti dà molte più monete, e poi ti one-shotta gli alberi una volta fuso. Sì, quando fai la fusione. Esattamente, che ti one-shotta gli alberi. Che tra l'altro, piccola parentesi, questo lo dico perché una volta in live è capitata la domanda. Ragazzi, la fusione cercatela di farla il prima possibile per due motivi. Punto primo, ragazzi, come vi ho detto già in un altro video, riduce il costo dei bauli. Questa è la cosa più importante. E secondo, perché raddoppiate i danni e triplicate quasi la vita di ogni personaggio. Sì. Quindi fatela, che è importante. Poi, l'altra qual è? Ovviamente l'altra è Mavis. Mavis, che però mi piace un filino meno rispetto a Greg, lei. Ah sì? Perché all'inizio, nelle prime fasi, soprattutto prima di fare la fusione, è molto lenta. Cioè, se un Greg l'albero comunque lo rompe abbastanza velocemente e poi l'albero è uno... Lei va lì e tira via la carota, e magari il campo di carote non è da 4 ma è da 6 o è da 8, e ci mette tanto da sola. Mavis non fusa è così, Mavis fusa che praticamente ti toglie 6 carote per volta, fa tanta roba. A me invece Mavis piace leggermente di più rispetto a Greg. Perché? Okay. Perché cura. Sì, ok. Una cosa che fa cura, sì, sempre a livello 3, perché ormai io ho tutti i personaggi a livello 3, quindi ormai ho quello come standard. Però 6 carote ti curano praticamente il 50% della vita di qualsiasi brawler. Personaggio, brawler, ancora facciamo fusione. Il Goblin, a mio avviso, è utile. Come hai detto tu, sì, col mercante, perché comunque il mercante, abbiamo detto, più monete ottiene, più gemme dà. Quindi questo qua è sempre importante. Però non mi piace per il semplice fatto che lui cosa fa oltre a darti le monete quando viene selezionato? Niente. Niente, da tutto subito, infatti è forte come nell'early game, come primo pick, perché prendi 3 goblin, fai subito la fusione, il costo delle casse ti rimane basso, ma fai un sacco di oro e ti apri poi anche 2 o 3 altre casse tranquillamente. Sì, esatto. Quindi è molto forte all'inizio, nelle partite normali,
Poi se ci sono i modificatori giusti, lì apriti cielo, è finita. Esattamente. A proposito di modificatori, io adesso sto prendendo nella mia schermata quelli che sono i modificatori di alcune arene. Correggimi se magari tu pensi diversamente, però secondo me siamo anche abbastanza sulla stessa linea di pensiero. Il mercante, parliamo sempre del mercante perché abbiamo detto che è il numero uno in assoluto tra i fornitori. Okay. A livello di modificatori, il migliore, anzi i migliori modificatori sono invasioni delle robotalpe, sì, le pignatte, sì, e quella, okay, dei goblini che escono. Sì, ondata di furti. Okay. Esattamente. Che là, se tu hai magari qualche boh, che come sapete ragazzi il boh fa molto più danno agli NPC. Lì mi trovi un altro, un long che è fortissimo secondo me, anche se fa meno danno di colt, ciao. Sì, fa meno danno di colt, però appena becchi un robottino è finito mischino, one il shot. Robot viene shottato. E sì, lì il mercante proprio fa i bagni dentro le monete, perché ne guadagna un casino. Ogni 15 monete ragazzi vi dà dalle 3 alle 5 gemme, dipende da che livello l'avete. Quindi tanta tanta roba. Questo per quanto riguarda i fornitori. Secondo me ci sono anche però dei modificatori dove non va assolutamente utilizzato. Non ve li dico tutti, però uno in particolare per chi è già nell'arena spiaggia è il modificatore delle infestazioni di rampicanti, perché la mappa, okay, si stringe subito, quindi vi trovate subito a fightare. Prendete, sì, roba che fa danno, non il mercante, perché prendete solo delle pizze. Anzi, aver troppe gemme rischiate di essere anche appetibili per qualche attacco, quindi per assurdo non è che è forte allora è forte ovunque, bisogna saperlo dosare. Sì, 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 certo, ovviamente bisogna guardare quelli che sono i modificatori e poi selezionare di conseguenza, anche perché con questo modificatore che hai detto tu, se non sbaglio, si sta un minuto intero all'interno della zona piccola, e diciamo che un minuto intero solo col mercante non è che sia così tanto utile. Perché no, comunque non fa male. Il mercante non fa danni, quindi esatto, esatto, è molto più utile nelle partite dove farmi un po' di più, ecco. Esattamente, sì, sì, sì. Quindi ragazzi, ovviamente, i fornitori sì, sono i personaggi migliori del gioco, il mercante, Greg e Mavis, però sceglieteli sempre guardando prima i modificatori. Quindi se c'è, come diceva appunto Ferre, infestazione dei rampicanti, ragazzi, magari ne potete scegliere uno, due, fate al massimo la fusione con tre mercanti, però non fatevi il team solo ed esclusivamente di fornitori. Prendetevi un colt, un bow, prendetevi un barbaro, che comunque ragazzi il barbaro è tutto fare. Vedete voi, vedete voi, mi raccomando. Ora, passiamo agli sprinter. Tu mi hai detto, okay, che non hai sbloccato Maxine. Penny a laser, ragazzi, gli stava troppo antipatica. C'era pure Penny. C'era pure Penny, come diceva il buon Ferre, ragazzi, è inutile. Solo tu, quindi non dico niente. No, no, là, per me è inutile Penny, ma per un semplice, okay, motivo. Praticamente come funziona? Tu la sblocchi e lei ti dà una carta del tesoro. All'interno, okay, di questa mappa del tesoro tu ottieni monete e gemme. Il problema qual è? Però che la mappa del tesoro, sì, casino, può essere dall'altra, sì, parte della mappa. Quindi tu devi camminare in mezzo a tutti. Non, sì, non è molto, molto utile, perché se sei dall'altra parte della mappa e giusto giusto ti becchi due team, non la prendi mai più. Cioè è un pick inutile. Esattamente. Ok. Tra parentesi, sì, la odio. Ok, perfetto. Ora. Non era un caso che l'avevamo skippata così. Quindi adesso gli sprinter. Adesso gli sprinter, esattamente. Tu non hai sbloccato Maxine. Esatto, però li ho provati tutti, comunque con versione sviluppatore e quant'altro, ho provato tutto, mm-hmm, e li ho giocati tutti già. Ok, allora, io ho visto pure la tua tier list, che tra l'altro ragazzi, se volete andare a vedere la tier list che ha fatto Ferre, la trovate qua, sarà apparso sicuramente da qualche parte. Ferre ha messo il domatore sotto al polletto. Vuoi l'ho spiegarlo? Messo comunque in C, era comunque nella media, ma perché io ho fatto la tier list in ordine. Ho fatto prima il pollo, poi il domatore e poi Maxine. Maxine, vabbè, non si poteva mettere fuori dalla S perché proprio non ha senso, mm-hmm, però prendendo solo il pollo e il domatore, io il pollo l'ho messo in A, perché secondo me nell'early game è comune, quindi ti esce subito, ti dà le scarpette, secondo me è molto sottovalutato, ok? Mm-hmm. E il domatore effettivamente è molto più forte, quindi sicuramente, anzi, probabilmente andava messo sopra tutti, ho sbagliato questa cosa. Però è raro, cioè secondo me la gente non tiene in considerazione il fatto che essendo un personaggio più raro è più difficile da trovare, è più difficile poi da farci anche la fusione, mm-hmm, e insomma è forse più nelle fasi intermedie il domatore, però anche in realtà nelle prime fasi poi si dimostra spesso utile. Sono d'accordo con te per quanto riguarda il polletto nella parte iniziale della partita, perché ora non so se tu lo sai, però molte persone durante le live mi chiedono
come mai lo prendo, il polletto ha la caratteristica degli stivali che sono accumulabili. Sì. Più stivali tu hai, più hai la possibilità di fare sprint, mentre le persone pensano spesso e volentieri che sia massimo tipo 5 stivali, 6 stivali non può più risalire. No, 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 no. Li accumuli proprio, cioè se tu sei a 0 prendi uno stivale, non è che vai a 1. Se tu prima avevi preso 10 stivali vai a 11, devi semplicemente ricaricarteli. E già se fai tu 3 polletti più la fusione sono 12 stivali. Ciao. Che corri per un bel po'. Però al tempo stesso il domatore, ragazzi, il domatore è molto forte perché non ha bisogno di stivali, ha bisogno soltanto dell'erbetta e come vi dicevo già in un altro video, l'erbetta la trovate ovunque e ha comunque uno sprint abbastanza veloce. Poi se lo portate a livello super come il mio, avete il turbo che si carica molto più in fretta, quindi oltre a fare lo sprint avete anche la possibilità di correre senza il domatore più velocemente, però lui ha pure un turbo che dura di più, perché ha il turbo prolungato, esatto, con livello 2. Esatto. Se si carica, cioè se per assurdo quando uscite dai cespugli potete usare, infatti è lì che ho sbagliato proprio il fatto che vi bisognava tenere in considerazione quando esce dai cespugli ti ricarichi più velocemente, quindi ciao, Quindi diciamo, secondo me una buona accoppiata può essere o una fusione del pollo e un domatore, oppure un pollo e un domatore. Non per forza fare la fusione di entrambi, perché dico, come dicevi tu, il domatore essendo raro è difficile da trovare. Ma ancora più rara è Maxin, che è epica. Ciao. Maxin è rotta. Io ragazzi l'ho trovata stamattina, prima del video, Maxin è rotta. Perché cosa fa? Aumenta la velocità della squadra a livello 1. A livello 2 aumenta la durata della velocità potenziata quando annientati i nemici. A livello 3 la velocità potenziata si ricarica più velocemente. Cioè praticamente è secondo me una fusione tra il polletto e il domatore 10 volte più forti. Se non fosse che siete più veloci anche quando non correte. Cioè rende più veloce il momento in cui correte e più veloce il momento in cui camminate normalmente. Siete comunque sempre più veloci. Esattamente. Okay. E per assurdo, se vi trovate in un fight dove entrambi usate le scarpette, sia voi che magari la persona che state inseguendo, voi andate più veloce e la pigliate. Cioè, questa è la cosa assurda. È importante sia in fase di push che in fase di fuga, perché anche, comunque anche, beh, chiaramente riesce a scappare diverse, velocemente. Sì, sì. Quindi a livello di tier list la vuoi modificare o vuoi lasciare come hai fatto prima? Ti rispondo così, la modificherò ovviamente nel mese... cioè, questa qua è uscita qualche giorno fa, quindi nel mese di luglio. Ok, ok, quindi ragazzi, motivi in più per andare a cliccare nel link in descrizione e andarlo a seguire sia sul primo che sul secondo canale, perché adesso c'è pure Secondo Ferre. Eh sì, anzi Squadbuster è tutto su Secondo Ferre in realtà. Quindi soprattutto sul secondo canale. Eh sì, tutto lì. Quindi piccolo recap veloce di questa mini tier list, comunque consigli sul perché utilizzare determinati personaggi e non utilizzarne altri. Mercante... Una guida delle categorie è stata, perché ci siamo concentrati proprio su sui fornitori e sugli speeder, quindi molto specifico. Sì, sì, ovviamente ragazzi, poi mi organizzerò, farò altri video con altre categorie, non vi preoccupate, arriverà tutto sul canale. Quindi, mercante, medaglia d'oro, per forza. Per forza. Greg e Mavis, gli diamo l'argento. Sì, dai. Ma anche se a te Mavis non piace. Mettere il Goblin sul livello di Penny, no... oppure diamo il bronzo al Goblin e Penny neanche sul podio. Vabbè, Penny medaglia di legno, proprio quella tipo di consolazione, legno, perfetto. Okay. Di perfetto. Cartone, va bene. Mentre per gli sprinter sono 3, quindi tutti e 3 sul podio, abbiamo Maxin prima, per forza. Il pollo dove lo metti? Il pollo a sto punto finisce terzo, purtroppo. Il pollo finisce terzo, ragazzi, è il domatore. Secondo, ovviamente pur in questo caso ragazzi dovete stare attenti a quelli che sono i modificatori, perché ci sono i modificatori, ad esempio quello dello stivale dorato o quello che vi fa spawnare tanti stivaletti normali, in quel caso non c'è bisogno di prendere o il polletto o il domatore. Esatto, e soprattutto se potete prendere Max però, perché vi aumenta la speed ancora di più, però ad esempio i modificatori come... il fantomatico Guerra dei Cloni, che è il mio preferito, lì il pollo diventa più forte di tutti. Là il pollo sì. Cioè, lì arrivate anche tranquillamente a 80 scarpette, per farvi capire. Cioè, proprio viaggiate che è una meraviglia con le scarpette. Ve ne esco talmente tante che non ha poi senso nient'altro. Cioè... Sì, sì, in Guerra dei Cloni proprio là corri tutta la partita e aspetti la fine. 3 minuti di corsa fai in quel caso. Sì, sì, non molli più il tasto, via, basta. Comunque, ragazzoli, io spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Io ringrazio di cuore Ferre, veramente
stato un piacere per me fare questo video con te. E anche per me lo è stato. Io vi ricordo sempre di nuovo, qua sotto in descrizione trovate il suo link, iscrivetevi al mio canale, al suo canale, fate quello che volete. Vi ringrazio per la visione, Ferre, io ti saluto. Ciao belli. Ragazzuoli, noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video e una nuova live. Ciao!